questo primo appuntamento del caffè letterario di Belcampo, una iniziativa nuova nata da questa associazione che qui prende il via un ciclo di appuntamenti del tenore letterario e vede il patrocinio che questa iniziativa è stata promossa dall'associazione, patrocinata da tutta una serie di realtà, in primis dall'assessore Anna Paola Giuliani, l'assessorato alla cultura di Foggia, e dalla fondazione ANT di Foggia, e dal club UNESCO, e ancora dal liceo Boerio. E in merito a questo voglio dire che si tratta di un ciclo di incontri dedicato appunto alla letteratura, proprio in stretta collaborazione con il liceo Boerio di Foggia, e prende il via questo primo appuntamento con la presentazione dell'opera intitolata Il regalo della comunicazione. Quest'opera del professore Sebastian Serrano Spagnolo è abilmente tradotto con ricerca linguistica eccellente da parte appunto della traduttrice Renata Caglione, che è la protagonista oggi di questo evento. Renata Caglione infatti è una professoressa di inglese e spagnolo e stretta collaboratrice del professore stesso. E con questo appuntamento appunto diamo il via a questo ciclo letterario. Colgo l'occasione comunque per estendere i miei saluti e esprimere, nonostante l'assenza dell'assessore a causa di problemi legati appunto alla famiglia, devo dire che diverse autorità dovevano essere presenti oggi e sono assenti a causa di problemi familiari, addirittura tutti, e quindi mi unisco anche un po' al loro dolore, quindi c'è un piccolo velo così di malinconia riguardo a questo evento. E ringrazio comunque la presenza anche della patrocina della FIDAPA, che comunque vede la presenza qui dell'avvocato Patrizia Lusi, che investe qui appunto di vicepresidente della FIDAPA stessa e nonché presidente dell'SP Zaccagnino di San Nicandro Garcanico. E approfitterei appunto per estendere, appunto per chiamare un po' tutte queste presenze istituzionali che si sono raccolte qui intorno a questo evento per poter effettivamente aprire l'evento e dare il via al dibattito con i vari rappresentanti delle varie associazioni che sono presenti per affrontare questo tema sulla comunicazione che tanto ci sta a cuore. E quindi chiamerei in primo luogo adesso Patrizia Lusi come presidente della FIDAPA ad esprimere appunto i suoi saluti e poi a seguire le altre presenze istituzionali. Io ringrazio l'Associazione Libertando, ringrazio Antonia Salerno che è una nostra socia e che rappresenta insieme a tante altre socie lo scopo e il motivo per cui tante donne hanno deciso di mettersi insieme e di costituire una sezione a Foggia della FIDAPA. La FIDAPA è la Federazione Italiana Donne in Arti e Mestieri, allo scopo di valorizzare i talenti delle donne, e noi abbiamo accuratamente scelto delle donne particolarmente talentuose nei vari settori, nel settore dell'imprenditoria, nel settore della letteratura, nel settore della poesia, del teatro, dell'arte. Saluto anche Rosa Donofrio che tra l'altro partecipa alla nostra sezione della FIDAPA e che sarà protagonista, poi ho letto successivamente, e che ci donerà la sua voce e la sua interpretazione. Io ringrazio molto Antonia Salerno per noi è un fiore, è un gioiello che la FIDAPA probabilmente ha valorizzato e ha coltivato poco in quest'anno, ma che spero potrà essere coltivato e valorizzato di più successivamente. Il ruolo della comunicazione è fondamentale in tutte le attività della nostra vita, della nostra esistenza, in questo periodo storico ancora di più, perché spesso qualsiasi attività che abbia una valenza positiva, se non è opportunamente comunicata, non riesce a raggiungere gli scopi per cui è posta in essere. Quindi che è uno dei pochi casi in cui la sostanza coincide con la forma coincide con la sostanza. Ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio Antonio Salerno e il professore e tutti gli intervenuti in questo convegno. Grazie.
amministrazione scolastica al liceo Poerio in tutti i suoi indirizzi. Il liceo Poerio ha l'indirizzo delle scienze umane, l'opzione economico-sociale, il liceo linguistico e il liceo musicale. Come istituzione formativa è evidente che accogliere e raccogliere lo spunto di questa proposta di guardare all'attenzione della cultura, della formazione, dell'approfondimento di tutto ciò che è la comunicazione e l'arricchimento della persona era fondamentale per lo scopo, la mission della nostra istituzione. Quindi ho accolto positivamente l'iniziativa della Tonia Salerno e di tutte le persone che hanno creato l'aggancio per essere qui. Ringrazio voi, ringrazio Tonia Salerno e mi auguro che questa sia effettivamente la prima iniziativa di un lungo rapporto con questa associazione. Grazie. E allora, terminati questi saluti istituzionali, io auguro a tutti un buon ascolto e passo la parola alla moderatrice Rosanna Spezzati. Buonasera, buonasera a tutti, mi alzo perché penso che sia piacevole e entriamo nel vivo di questo nostro primo evento, il regalo della comunicazione, il libro del professor Sebastiano Serrano e qui con noi è la dottoressa Renata Caglione per parlarcene. Renata Caglione è esperta traduttrice, è laureata in lingue e ha conosciuto il professor Serrano poiché vincitrice del progetto Erasmus dell'Università di Barcellona, dove il professore vive, opera e lavora. E da qui è partita la collaborazione. Non sono solo questi meriti e i titoli della nostra relatrice, la prima relatrice dell'incontro di stasera, perché Renata è anche insegnante per gli stranieri, l'italiano per gli stranieri, e madrelingua con la certificazione di livello C2, per cui diciamo che di lingua, di linguistica e di comunicazione se ne intende sicuramente moltissimo. Dopo di lei interverranno gli altri relatori che sono il dottor Antonio Petrone, psicologo e psicoterapeuta dell'azienda ospedaliera di Foggia, e il dottor Gianluca Ronca, che è coordinatore per la sezione dell'Associazione Nazionale Tumori della provincia di Foggia, e la professoressa Mariella Falepra, docente di filosofia presso il liceo Poerio di Foggia. Bene, io credo che possiamo dare immediatamente la parola a Renata che ci possa spiegare questo libro, che non è un romanzo, ma si può leggere come un romanzo, in quanto è godibile, affascinante e ci parlerà del mondo della comunicazione non verbale, alla scoperta del fiore della felicità. Prego, Renata. Grazie Rosanna per queste bellissime parole e grazie a voi tutti per essere qui questa sera. E come ha già detto Rosanna, questo è appunto il regalo della comunicazione, alla scoperta del fiore della felicità. Il regalo della comunicazione, questo libricino, è un vero e proprio viaggio alla scoperta del fiore della felicità, che è il fiore della comunicazione, qualcosa che noi abbiamo ben interiorizzato, ma che molto spesso non valutiamo, non consideriamo così importante e così invece vitale. La comunicazione è parte integrante della nostra vita. L'importanza della comunicazione, quindi noi viviamo nella società dell'informazione, della comunicazione, ma quanto poco sappiamo di questo mondo che ci pervade le nostre vite, e soprattutto forse conosciamo più la comunicazione, quindi il linguaggio a livello verbale, quello che diciamo, le nostre parole, quello che possiamo toccare, ma quanto poco sappiamo del linguaggio non verbale e quindi dell'importanza che esso ha nelle nostre vite. Il professor Serrano ci parla della comunicazione non verbale come quel mondo appunto al quale noi dobbiamo ritornare, quella parte, quell'aspetto che noi non consideriamo proprio perché non lo vediamo e che in realtà
gioca forte al momento di instaurare e mantenere le relazioni. Il senso è qui, noi esistiamo come specie perché abbiamo, cioè qualcuno prima di noi ha investito nella comunicazione e nella comunicazione non verbale, quindi vale a dire il contatto quindi come tatto ovviamente, quindi come contatto fisico, ma anche come importanza, no, di guardarsi, di comunicare prima di tutto con gli occhi. E tutto questo noi oggi, dovuto anche alla società in cui viviamo, quindi quella caratterizzata dalla tecnologia, come ad esempio, no, siamo abituati ad usare spesso il telefono, gli smartphone, quelle cose che sembra che ci avvicinino a chi è molto lontano, ma che in realtà ci allontanano da chi ci è vicino. E allora molto spesso noi non correliamo, non mettiamo in correlazione i due aspetti. Il bisogno che oggi noi abbiamo di comunicare, quindi di stare in relazione, in connessione con gli altri, questo allontanamento quindi che si è generato ha portato in realtà a questa sofferenza che è tangibile più o meno, che si manifesta in tanti disagi che oggi vediamo nei giovani, ma anche negli anziani, in chi si ammala di depressione. La depressione è una delle malattie più diffuse del nostro secolo. E allora l'importanza di riscoprire, o soprattutto di scoprire, perché magari per alcuni di noi non è ancora familiare il concetto appunto di comunicazione non verbale, il ritorno a quel linguaggio che viene prima della parola, quello che ha generato legami e relazioni forti e che hanno permesso alla specie di investire, quindi di proteggere e conservare la vita e di permettere a noi di essere qui oggi, di scoprire tutto ciò di cui noi siamo portatori, ciò di cui noi siamo uno scenario meraviglioso ma che non lo sappiamo molto spesso. Quindi riscoprire l'importanza del nostro corpo come scenario delle emozioni, corpo e mente strettamente relazionate tra loro. Noi qui abbiamo la docente insomma di filosofia del pollo, ma anche insegnante di yoga. Sappiamo bene quindi quanto sia importante questa connessione, la connessione tra corpo e mente, perché in realtà siamo stati abituati dalla nostra cultura a vedere solo il corpo, no? Molto spesso nella medicina, quello che si, o il medico, quello che guarda molto spesso è la malattia, il corpo che presenta delle disfunzioni, ma quanto poco sappiamo dell'importanza delle emozioni di chi si trova appunto di fronte ad una a dover gestire una malattia o anche semplicemente un disagio. Pensiamo che sia solo il corpo una cosa che manifesta, non si sa come, perché in realtà prima di tutto c'è stato un indebolimento della parte interiore di ognuno di noi, quella parte che va alimentata, che va curata, che va stimolata attraverso il contatto, attraverso parole gentili, il linguaggio verbale che si avvale del linguaggio non verbale, parole con tenerezza che vengono dette attraverso un tono di voce che esprima competenza, che esprima accettazione. Noi siamo esseri bisognosi di tutto questo e nel momento in cui ci dimentichiamo o non parliamo più o non ci guardiamo più negli occhi, è molto facile che tutti noi quindi possiamo sentirci isolati, fragili e quindi anche più vulnerabili di fronte alle difficoltà che ci pone questa società. Questa società che basa tutto su obiettivi a breve termine. Quindi anche le relazioni, di conseguenza, si sgretolano, vivono di passaggi veloci.
quanto poco investiamo nelle relazioni, quanto poco investiamo in questo bisogno che in realtà abbiamo di stare con gli altri, di comunicare, ma comunicare in modo profondo. Noi oggi viviamo nella società sì, della comunicazione, dell'informazione, passiamo tantissima informazione, ma poco passiamo di quello che realmente abbiamo bisogno. Non c'è più un'attenzione alla profondità delle relazioni, quindi magari siamo più concentrati a dire tante cose, ma non a instaurare una relazione. E nel momento in cui instauriamo una relazione, dobbiamo tener conto di tutti questi fattori, questi elementi non verbali, che poi vedremo all'interno del libro. Insomma, il professor Serrano si concentra su tutti i punti importanti, quindi tutti i fattori che giocano forte quindi al momento di instaurare la relazione, che sono appunto quei componenti non verbali. Parliamo quindi, quando parliamo di comunicazione non verbale, parliamo di tutto il nostro corpo, parliamo della abilità di saper toccare, di saper guardare agli occhi in modo profondo, di utilizzare un tono di voce che sia appunto, che trasmetta competenza, che trasmetta affetto, accettazione, come dicevo prima, dell'altro. E allora, una volta che diventiamo consapevoli e consapevoli di questo, possiamo far sì che di fronte a questa crisi che viviamo come società, diciamo, trovare un punto, quell'aspetto fondamentale per gestire quindi quest'ansia e questa vulnerabilità sempre più crescenti e tornare quindi ad essere delle persone felici. Esatto, è proprio questo il punto. La risposta è una parola. Parliamo di tatto, è una parola. Ecco, è proprio questo il punto nevralgico. Il linguaggio di cui parla il professor Serrano è un linguaggio appunto in cui predominano il contatto, gli abbracci, le carezze, un linguaggio quindi che trasmetta tenerezza, affetto. E secondo il professor Serrano, appunto, tanti di noi soffrono o appunto per il peggiore dei casi si ammalano proprio perché manca questo contatto, questa connessione mutua. E quindi nel momento in cui noi capiamo che questo è ciò che ci manca, di cui abbiamo bisogno, non avremo più bisogno di conseguenza delle medicine. Esatto, esatto. E questa è la forma di recupero che dovremmo attuare. Proprio così. Infatti tanto insomma, è dedicata una grandissima parte del libro proprio al contatto, al tatto, al bisogno di esserci, di essere presenti l'uno per l'altro, ma non come magari siamo abituati a credere noi. Molto spesso ci troviamo nelle situazioni in cui stiamo insieme, ma quanto poi realmente stiamo insieme? Quando torniamo a casa magari ci sentiamo più soli che se appunto fossimo stati in solitudine veramente con noi stessi a leggere un buon libro. È proprio questo che oggi manca. Comunicazione avviene ancor prima di parlare, avviene ancor prima della parola, è qualcosa che richiama appunto a quella specie che ha investito in tatto, in contatto proprio per preservare la vita e, come dicevo prima, per far sì che arrivassimo fino a noi. Nel momento in cui noi non consideriamo più questo aspetto e quindi non siamo realmente connessi, è chiaro che ci possiamo, o appunto, come dicevo prima, molto
probabilmente nel manifestarsi di una malattia seria come la depressione o nel peggiore dei casi appunto dei tumori, molto probabilmente prima c'è stata una mancanza di attenzione nei confronti dell'altro, di chi aveva bisogno di essere ascoltato. La gran parte delle relazioni oggi vive povera di queste vite orfana, di questa appunto attenzione all'altro. Parliamo di empatia, oggi è un concetto tanto diffuso, ma empatia significa avere la capacità di ascoltare l'altro, di essere attento alle manifestazioni che il corpo comunque rivela e traduce e che ovviamente è conseguenza di quello che noi proviamo a livello emotivo e sentimentale. E quindi il benessere, creare momenti di felicità, creare proprio dei momenti di benessere per noi oggi, anche se sembra difficile, è possibile, proprio riscoprendo questa comunicazione appunto non verbale e tutti gli elementi che ne fanno parte. Esatto, l'importanza quindi, come dicevo prima, la tecnologia è nata come aiuto, diciamo, no? Doveva, aveva un nobile significato, comunque è nata con un senso, con un fine nobile. In realtà abbiamo fatto un abuso di questa tecnologia e quindi quello che doveva renderci più uniti, quindi addirittura poter comunicare con persone dall'altra parte del mondo, cioè in realtà allontanati, perché come dicevo prima, nel momento in cui noi parliamo al telefono, mandiamo un messaggio, ignoriamo che ci stiamo perdendo una situazione, una possibilità appunto di stringere una relazione con chi c'è vicino, anche perché pensiamoci bene, possiamo parlare con una persona che è lontana, ma non sarà mai lo stesso di una comunicazione in cui avranno avuto un ruolo fondamentale il contatto dello sguardo, della voce, parlarsi e guardarsi negli occhi è tutta un'altra cosa che serve appunto a stabilire e a mantenere le relazioni. E quando queste relazioni molto spesso finiscono, e in tanti sento dire dalle esperienze di tante persone, non me ne ero accorta o non avevo capito, all'improvviso in realtà c'è stato tutto un non accorgersi di tanti segnali e di tutti quegli aspetti appunto non verbali in cui noi non investiamo più, e che se solo noi appunto considerassimo e riconoscessimo appunto il valore e l'importanza, potrebbero sicuramente riuscire a permetterci di essere appunto felici, di costruire momenti di benessere e di felicità, perché solo nella relazione con gli altri, nella relazione sincera, una relazione in cui ci siano sentimenti come la lealtà, la fiducia, che noi possiamo sperare, no, in tutto questo. Sì, viviamo in una società in cui tutto è a breve termine e quindi è chiaro che noi stessi non investiamo più, perché tutto deve essere appunto veloce e siamo costretti nel lavoro a cambiare magari appunto ruolo o a dover cambiare proprio lavoro, e tutto questo noi lo traduciamo anche nella nostra vita privata, nelle relazioni, e quindi anche la famiglia, coppia, la famiglia hanno pagato tutto questo, questa accelerazione. Vogliamo cominciare la lettura? Sì. Allora adesso leggeremo qualche pagina tratta dal Regalo della Comunicazione, letta appunto da Rosa Donofrio, l'attrice. La continuità di buona parte della vita è nelle mani del contatto,
e della comunicazione. E per questo, frequentemente, il gioco del contatto viene premiato. Il calore di una carezza può essere perfettamente la bacchetta magica che tocca il tuo cervello e che ti fa passare da una quasi tristezza a sentirti riconfortato e molto meglio. Non dovremo mai lesinare le carezze. Chissà se un contatto leggero e prolungato non farà in molti momenti della nostra vita più meraviglie di tutte le belle parole del nostro prezioso repertorio, fino a farti sentire protetto, apprezzato e stimato. Pensa che un gesto affettuoso costa molto poco. Invece la fame di contatto oggi domina la nostra società in tutti gli ambiti e in tutti gli stati, specialmente tra gli anziani e gli ammalati. Datti qualsiasi scusa per approfittare della meraviglia delle tue mani, esplorale e con esse queste tue braccia con la capacità di amplificare e moltiplicare i significati più positivi. Anche a noi soli, tanto in tanto, converrebbe fermarci un attimo per scoprire gli effetti segreti del nostro stesso tatto. Sappiamo così poche cose del nostro corpo e di come chiede alla nostra mente che gli presti attenzione. Io non so che cos'è una gravidanza, perché in mia età, insomma, nonostante l'empatia, la partecipazione che io ho provato con mia moglie, mi ha regalato due bellissimi bambini, però non so che cos'è, perché c'è qualcosa che per quanto puoi immaginare non si riesce a percepire attraverso il corpo. Però quando parliamo di corpo, di comunicazione non verbale, di carenze, di identità, dobbiamo innanzitutto fare riferimento a quello che è questo momento meraviglioso, che è il momento del concepimento. Perché la comunicazione non verbale, l'inconscio, l'affettività nasce dal primo giorno, anzi forse anche prima, quando due persone decidono di mettere un figlio, già c'è qualcosa che ha a che fare con la comunicazione non verbale, che da ora in poi parleremo sempre in termini di affettività. Perché dove c'è il corpo c'è l'affettività, dove c'è la parola ce n'è anche tantissimo, ma la parola può anche essere, può anche mentire, il corpo non mente mai. Allora dobbiamo immaginare la comunicazione non verbale come qualcosa che rimanda a qualcosa di molto inconscio, cioè tutta quella parte, tutto quel nostro di noi che ci portiamo dentro, che giorno per giorno ci accompagna dal primo giorno in cui ci alziamo, ci guardiamo allo specchio, perché quando ci mettiamo, c'è una barba, le zuccate. Nonostante questo c'è uno sguardo dentro di noi che rimanda gli sguardi di altri sguardi, di altri sguardi, di altri sguardi. Cioè noi, a volte lo dimentichiamo, ma dovremmo cercare di osservare, oltre a quello che facciamo, anche quello che ci portiamo dentro nello sguardo interiore. Nella dimensione inconscia, il bambino quando viene al mondo, prima ancora di venire al mondo, nella pancia della mamma già sente qualcosa che ha a che fare con una comunicazione. La tensione uterina. La mamma deve sapere che ogni volta che lei si muove nella vita di tutti i giorni trasmette qualcosa al suo cuore. E quindi è già comunicazione non verbale, c'è qualcosa che rimanda alla dimensione della comunicazione. Poi quando viene al mondo ancora di più, no? C'è questa cosa meravigliosa di passare da una dimensione uterina ad una dimensione legata al mondo. Sai perché poi al mondo si viene già col dolore. La prima cosa che il bambino fa è proprio dolore. Però poi c'è qualcuno che lo accoglie. E c'è un momento meraviglioso che i francesi chiamano reverie, cioè in cui la mamma mette al mondo questo figlio. No, c'è un operatore sanitario che lo accoglie anche. No, faccio questi riferimenti perché mi serve sempre di più, mi piacerebbe sempre di più pensare che noi operatori sanitari poi ci dovremmo occupare come
no, l'ostetrica che dice un bambino, ogni volta che riceviamo un paziente, dovremmo essere veramente coloro i quali accettano di vedere un paziente come se fosse un bambino o una bambina che chiede aiuto. Perché poi così è nella malattia, le crediamo tutti allo stato, no? Per diventare un bambino. Però vi dicevo di questa dimensione non verbale, molto molto legata a questo rapporto fra mamma e figlio, che si trasmette, la mamma trasmette al figlio che è appena nato tutta quella dimensione interiore che è fatta di inconscio, che è un po' simile al sogno. Cioè, figlio mio, tu sei qui, io ti accolgo e ti trasferisco tutto quello che è il sogno che ho, i miei sogni che ho verso di te. E pian piano il bambino non fa che sentire la mamma come presenza e che traduce i suoi bisogni, che prima all'inizio sono primordiali, perché il bambino viene a mondo con la voglia di mangiare, la prima cosa che vuole fare è mangiare, piange per il dolore, poi arriva questo seno materno, arriva il latte e il latte placa questo dolore. Comunicazione. L'atto biologico però del trasferimento di questo latte al bambino poi diventa anche un atto psichico, perché accanto a questa dimensione legata al latte la mamma trasferisce anche, a parte il contatto visivo, il contatto pelle a pelle, no? La pelle che torna, ma trasferisce anche i sogni. Quella dei sogni, quella di voler trasferire un sogno, lo facciamo con le parole, lo facciamo col corpo, ma lo facciamo anche con la nostra anima, con la nostra mente. Noi dovremmo sempre pensare che abbiamo una dimensione interna che è simile al sogno. Quando parliamo con qualcuno, specialmente con le persone che amiamo, ma con chiunque, dovremmo trasmettere il sogno di essere uomini. E non solo un corpo che parla, oppure un corpo che diventa digitale. Questa dimensione del sogno la perdiamo. Crescendo purtroppo la perdiamo, non dovremmo mai perderla, perché ogni volta poi che siamo fermi con noi stessi, pensiamo a noi stessi, quando ogni volta che pronunciamo la parola c'è un corpo che parla. Cioè, se io rifletto su di me durante la giornata, è il mio corpo che riflette, io che parlo. E poi sappiamo benissimo che non c'è nessuna differenza tra mente e corpo. C'è qualcuno che ha provato, adesso non vi voglio tediare con tutto quello che è stato il cambiamento paradigmatico della scienza, con Cartesio e poi. Ha dovuto Cartesio dividere le due cose, perché amplificando quelle che sono le idee platoniche, Platone voleva che a tutti i costi la nostra mente fosse una mente pura. Siccome si parlava di sapere, no? Per sapere come una cosa pura, aveva pensato che la cosa migliore era scindere la mente, cioè le cose che pensavo, dal corpo, perché il corpo è modificabile, il corpo cambia, il corpo insomma porta con sé anche l'invecchiamento. Allora Platone ha sempre provato a pensato che il pensiero di sapere era legato alla mente, quindi da allora lui ha scisso le due cose. Questa divisione delle cose poi è stata amplificata da Cartesio, il quale alla fine la scienza non ha fatto altro che seguire questa impostazione, questo paradigma, per cui tutto quello che è corpo rimanda ad una dimensione, tutto quello che è mente è altro. No, noi siamo la nostra mente, non è vero. Noi non abbiamo un corpo, noi siamo il nostro corpo. Io quando mi siedo sul divano, guardo la televisione, non dico il mio corpo si sta sedendo, io mi siedo. Purtroppo il corpo poi deve prendere la sua sopravvento quando comincia a farsi sentire come con i sintomi, quando non sta bene. Noi quando stiamo bene, il nostro corpo è sempre in silenzio. Il silenzio del corpo, abbiamo un corpo in silenzio. Appena si fa sentire c'è qualcosa che non va. Quindi lui parla quando c'è qualcosa che non va. Ma dovremmo ascoltarlo prima ancora di arrivare magari a fare qualcosa di un sintomo di un disagio. Dovremmo cercare di ascoltarlo prima ancora dalla nostra mente. Ma no, sto tornando adesso per non andare troppo in realtà, tornando al discorso. Quindi c'è sempre una mamma che accoglie col suo corpo e con la sua mente intesa come dimensione sognando un bambino che attraverso questa relazione, comunicazione, comincia a formarsi, prende forma. E la forma è fondamentale, perché questa forma può trovare un intoppo, che può essere insomma, una cattiva relazione. Se, mentre io sto crescendo, incontro una persona che frena, blocca e definisce in modo negativo questa forma, io mi posso chiudere il mondo. Se il mondo mi accetta e io trovo la possibilità di poter esprimere tutto quello che ho attraverso questa apertura al mondo,
la mia forma prende forma. Uno dei motivi per cui abbiamo una dimensione retta è perché il nostro corpo guarda avanti, no? Esprime l'intenzionalità. La nostra modo di essere nel mondo viene espresso attraverso il corpo con la sua intenzionalità, cioè qui è una questione fenomenologica. E allora l'inconscio è sempre lì, non è solo una cosa irrazionale, è tutto quello che esprimo attraverso il sentimento. Allora, non esiste una dimensione, una separazione tra mente e corpo, ma la nostra psiche poggia sempre, sempre soltanto sul corpo. Ora mi viene in mente un proverbio africano che riassume tutta una filosofia di vita che fa riferimento a come l'amico vero lo dobbiamo mantenere con tutte e due le mani. Chi vi parla pensa la stessa cosa. Abbiamo bisogno di carezze, non di pillole. Dobbiamo, senza dubbio, aprire il conto degli abbracci e abbiamo bisogno di poterne segnare 4 o 5 al giorno. Facciamo e manterremo e aumenteremo il nostro livello di tolleranza all'inquietudine, all'ansia, allo stress e al dolore. E il nostro tono muscolare ci renderà aperti a sperimentare tutti i tipi di delizia. Nel tatto e nel contatto risiede la formula magica, segreta, dell'antidoto a molti dei mal di testa e mal di schiena. Lascia che tutti gli angoli della tua pelle godano delle bellezze della tua creatività o di quelle delle persone più intime. E i fili del tuo sistema immunitario tesseranno preziose membrane per la tua salute, fino al punto di dotare le tue dita, le tue mani e le tue braccia di proprietà emergenti, proprietà che tutti dovremmo cercare al fine di trasmettere affetto, salute e bellezza. Facciamo ben attenzione. Chissà se le colonne portanti della nostra famosa competenza audiovisiva, nella quale noi umani ci distinguiamo, non siano precisamente il volto e il tono di voce. Due segni di vicinanza che insieme al tatto ci muovono sin dalla culla e che dovremo conservare fino alla fine della nostra vita. Non facciamo altro che parlare di pelle. C'è un altro psicanalista francese che si chiama Didier Anzio che ha detto che noi abbiamo un io pelle. Quando il bambino viene al mondo, torno al discorso del bambino, quello che percepisce come rapporto tra sé e l'altro passa attraverso la sua pelle. E già lì il bambino costituisce il suo primo io. Uno dei primi organizzatori psichici della nostra esistenza, della nostra personalità, passa attraverso il contatto tra madre e figlio, attraverso la pelle. Perché la pelle è quella pellicola che ci fa da filtro, fa il mondo interiore e il mondo esteriore. Tutte le malattie dermatologiche passano attraverso la tensione, oppure la pelle è utilizzata come un loro bersaglio. La pelle è fondamentale, quindi a maggior ragione quando una persona non sta bene ha bisogno di quel momento, perché quel momento rimane a quello che sono i momenti primordiali, cioè ho bisogno di tante carezze perché diventiamo così piccoli. Io stamattina ho visto un ragazzo, Antonio, che ha 17 anni, purtroppo ha avuto una grande depressione, ma anche degli studi psicologici, nel senso che la sua immaginazione è andata oltre l'immaginario reale, si immagina delle cose, è venuto da me, non aveva appuntamento, era disperato. Antonio, ieri è successo un fatto, ho chiesto a papà,
comportatelo da qualche scuola, questa scuola non va andare bene perché non riesce a studiare stando così, tra l'altro ho avuto anche un problema che, perché il gruppo, ho incontrato un gruppo che secondo me non l'ha accolto bene, insomma ho incontrato gente che non l'ha fatto bene, un ragazzo di una famiglia povera popolare. Ho chiesto al padre, portatelo con te nel frattempo a lavorare, tienilo con te perché insomma ha bisogno anche di questo momento. Solo che il padre a un certo punto lo tratta come un operaio. Poi ci ho parlato, ho detto, ma insomma che è successo? No, sai, cos'è tutto io, però pensavo che Antonio, quel dico, io faccio così con lui, perché come quando faccio con i miei operai? Dico, vedi che parte fare. Antonio che ha un gran bisogno di essere accudito, oggi ho dovuto che stava malissimo. E mi ha detto, dottore, questi, nessuno di questi vi guarda negli occhi. A casa nessuno mi guarda negli occhi. Io voglio attenzione, non voglio medicine, voglio attenzione. Ma la cosa bella è che non mi guardano negli occhi. Che cos'è che cerca Antonio? Cerca lo sguardo della madre. Una mamma poverina, dovrebbe essere anche lei, che sicuramente non avrà dato quello che c'era. Perché quando una mamma trasferisce, quando un padre trasferisce, noi ce lo ritroviamo dentro e non lo perdiamo mai più per tutta la vita. Di fronte alle difficoltà della vita avremo sempre questo che ci è stato dato e ci rimarrà dentro nella mente, nel corpo, nel cuore, ovunque. Ma probabilmente nel cuore, perché ci sono più ragioni nel nostro cuore che nella nostra mente. Se il cuore è ok, la nostra mente va dappertutto. Se il cuore non è ok, la nostra mente può anche non darci delle risposte. Vedete com'è strano questa cosa? Quando una persona sta male, è depressa, sta ansiosa, oppure senta delle difficoltà nella vita, eppure magari è un ingegnere, un genio, però si confonde. Ma dov'è la mia mente? Dove è finita? Perché l'affettività dà il sostegno della vita. Il nostro corpo, la storia e la nostra memoria. Perché il nostro corpo è una memoria. Non è solo la memoria legata a quello che immaginiamo. Nella nostra, nel nostro corpo, in ogni parte del nostro corpo, c'è la memoria di quello che ci è stato trasferito. Ci sono più verità nel nostro corpo che nella nostra mente, dice la Nietzsche. Cioè, quando una persona è autentica, lo si vede dal corpo. Se non vuole, non si sa aiuta, anche ci dovete, parla, vedete i politici, parla. Con una personalità come esempio, possono parlare per loro, lo mentono. Ma no, ma dico la verità, mentono. Invece il corpo non mente più. E lei, tu parlavi di identità. E di felicità, no, tu parlavi di felicità. E allora, che cos'è la felicità? Se no, la conoscenza di sé. Non c'è da abbandonare l'altro, ma sono scesi noi stessi. Quando più siamo capaci di conoscere noi stessi, arrivare a provare, a toccare con mano quelli che sono stati i primordi della nostra esistenza, tutto il resto ci può anche stare, certo, stare danaro c'è, facilita le cose. Però tanto danaro senza questa dimensione non serve. Allora quando più una persona conosce se stesso e fa un buon uso di sé, tanto più raggiunge la felicità. Un'ultima cosa, parliamo tanto di donne, di mamme, così sono pochi uomini, non è un caso, ovviamente, perché non si parla di comunicazione. Il guai è che molti uomini hanno questo, uno dei problemi di questa società è che, non solo questo, uno dei problemi del rapporto interpersonale, dell'umanità, dell'amore, del fatto che a volte la perdiamo questa dimensione, è che gli uomini non sono femmine. Quando più una donna, un uomo, sa essere femmina, tanto più la società deve funzionare meglio. Noi perdiamo la nostra femminilità, ma non è per colpa nostra, perché figuriamoci, io da bambino ero come voi, cioè come mia sorella. Solo che la società però purtroppo ci conduce nella posizione in cui poi l'uomo fa l'uomo. Poi il papà, vicino ad Antonio, il padre, figlio, così si fa, come il mio operaio, allora, trattato come il mio operaio, così faccio. All'antica così si faceva, tanto il papà di Antonio. Tutto quello sapete, qua all'antica così si faceva. Io voglio la comodità, vabbè, ma io ti ho portato con te perché non ho bisogno di te, ma non come tu operato, poverino, ma attenzione, nessuna cattiveria, a volte anche con questa legata al limite. Il limite. Se conosciamo il nostro limite non teniamo il destino. Tutte le volte che noi ci approcciamo con i nostri limiti otteniamo la ricchezza di noi stessi. Tutte le volte che vogliamo andare oltre il limite, andiamo fuori di noi. E finisco con questa storia con la seconda guerra mondiale, le cose erano molto cambiate, perché se ci pensate mio padre, con mio nonno, ma già mio padre mangiava e si comportava come mio nonno, e forse mio nonno come il nostro nonno, cioè vedete che
Dalla seconda guerra mondiale in poi le cose sono cambiate, proprio antropologicamente le cose, con l'arrivo degli americani. Secondo me gli americani non ci hanno fatto tutto bene. Perché dico questo? Perché è cambiato il paradigma, antropologicamente siamo cambiati, però è cambiato il nostro modo di vivere, ma non il nostro corpo. Cioè, immaginate quante volte dobbiamo fare una cosa perché la dobbiamo fare, ma in realtà non la sentiamo. Fare e sentire. Perché rimaniamo ancora dentro di noi, veramente legati alle cose dell'Ottocento rispetto all'affettività, ai ritmi, alla voglia, a quello di cui abbiamo bisogno. Perché parlo degli americani? Perché è successo questo, che poi sempre di più c'è stato questo avvento della tecnica e razionalità strumentale. Cioè, fare sempre di più con il meno spreco di mezzi possibile. Ma c'è ancora un'altra cosa che ci ha condizionati molto, siamo come degli alienati, è che noi dobbiamo solo fare. Quanti di noi possono permettersi di dire scusa, possiamo cambiare una delle cose qua? Io in ospedale so di essere una macchina come gli altri colleghi. Quanto più ricovero faccio, tanto meglio è, cioè tanto più vengo premiato. Se io non faccio un ricovero in meno, mi chiama il direttore generale, Antonio scusi, ma che è successo? Non hai lavorato? No, veramente mi sono soffermato un po' di più con questa persona. No, poverino alunno, insomma, il direttore. Anche lui, siamo tutti vittime del sistema aziendalistico. Per cui oggi l'unico valore che conta è il denaro. Non ci sono, tutto quello che facciamo ruota intorno al denaro. Tutto quello che facciamo ha bisogno di essere approvato da una cosa economica. Quanti di noi si possono fermare a contemplare il sole? Sì, va bene. Il weekend, ma subito lunedì devo correre in ufficio perché altrimenti poi dove finisce il sole. Però c'è tutta una cosa dove veramente siamo etero diretti. E quindi a un certo punto arriva la malattia. Quando più siamo etero diretti, e qualcuno può anche essere capace con la dimensione umana sua, col sogno, con la capacità di riflettere, consapevole, magari con un po' di ironia, capace di muoversi nella vita, va bene. Ma quante persone non riescono a fare questo solo al servizio di quello che ci viene detto che devo fare a tutti i costi, altrimenti tu non hai senso. Cioè, ho senso se faccio le cose così come mi vengono dette, se non le faccio non ha senso la mia vita. La mia vita perde di senso perché li devo adattare. E quante persone non riescono a fare? La maggior parte delle problematiche che noi abbiamo, pensate a quante patologie della dipendenza. All'anoressia, la bulimia, la tossicodipendenza, non solo anche il tumore. Appunto si parlerà di questa cosa. Anche il tumore è l'espressione di qualcosa. Certo, non è che sia un caso di un tumore, però se io vivo male con l'ambiente intorno, se io vivo male con me stesso, con l'ambiente intorno, prima o poi è possibile che faccia una mutazione genetica. Le mutazioni genetiche, che spesso sono un caso di tumore, possono essere l'alimentazione per il mio stile di vita. Che modifica? E allora viene. La cosa che c'è anche una sorta di predisposizione, si vede tutti i fili sono fatti. Però, quante donne col cancro al seno, dopo che sono state operate, vengono a me e capivano bisogna di guardare il dottore, io finalmente dopo che mi sono ammalata ho cominciato a pensare a me. Aspettando di fare del tumore per pensare a me. Per cui non ho cominciato a dire no. Perché prima era sempre sì, però un sì che poi mi mettevo dentro tutto, buttavo giù un boccone avanti. A volte, e finisco, la malattia è qualcosa che ci richiama a ehi, fermati un attimo, probabilmente per il momento di tutto. Ecco, pensi a te stesso. Grazie. Lo spazio comunicativo delle cure palliative, senza ombra di dubbio, risulta essere uno dei campi più adeguati per utilizzare la comunicazione non verbale come strumento strategico della difficile arte dell'interazione con i pazienti. Esauriti molto spesso i processi tradizionali o convenzionali della clinica, della cura, dobbiamo addentrarci in un sistema di rituali nuovi, definiti attraverso una situazione comunicativa nella quale
un malato con tutto il contesto familiare che comporta non può rendere reversibile lo stato nel quale lo ha lasciato la malattia. E per giunta la serie di sintomi e problemi diversi che l'accompagnano, ansia, dolore, sofferenza morale, emozioni negative, tristezza, indizi di anoressia e altri segni di cattiva qualità della vita, i quali la rendono così complessa che dovremmo denominare l'impatto emotivo generato. Non trovo altre parole per denominarlo se non stato d'eccezione emotiva. Inizio col fare i miei complimenti a Rosa, perché la sua lettura è toccante, mi sta regalando tante emozioni, grazie. Mentre Antonio parlava, ho preso pochissimi appunti, perché nel suo bellissimo discorso mi hanno colpito tre cose in particolare. Lui ha fatto riferimento all'atto della nascita e a come si inizia a prendersi cura di un bimbo. Partendo da questa situazione, mi preme mettere in risalto quanto importante sia la comunicazione. La comunicazione non verbale. Il bambino ha una bua e piange. Per farlo smettere di piangere, basta il bacio sulla bua, o della mamma o del papà. È una forma di comunicazione potentissima. Ed è vero, il bambino non sa mentire. Questo significa che il bacio è terapeutico. Il bacio è molto più potente in quel momento di qualsiasi medicina. Hai stravolto completamente la mia scaletta. Perché? Perché l'ho stravolta volentieri? Perché mi dà lo spunto per presentarvi l'importanza di quello di cui io mi occupo quotidianamente. Sono un palliativista. Ad un congresso un mio collega iniziò la sua relazione dicendo: mi chiamo Tizio e Caio, sono un palliativista, tutti i miei pazienti muoiono, spesso le famiglie mi ringraziano. È una frase che io ho fatta mia, la sento molto cucita sulla mia persona. È un lavoro molto particolare, è un lavoro difficile. Per avere dei buoni risultati bisogna essere dei grandi comunicatori. Ed ecco perché io, come i miei colleghi all'interno della nostra associazione, seguiamo un percorso di formazione continua che non riguarda solamente degli aspetti pratici, clinici, non riguarda solamente la spiegazione di alcuni sintomi, la presentazione di alcuni farmaci, ma riguarda anche le strategie della comunicazione. Perché, pensando al bacio della mamma sulla bua del bambino, i nostri gesti, le nostre parole, i nostri sguardi sono terapeutici per i nostri malati. E la mia esperienza mi porta a dire che sono la cosa più importante, la cosa fondamentale che i pazienti ci chiedono quotidianamente. Il libro che viene presentato stasera prende origine da una lezione fatta ad una platea di palliativisti, medici e infermieri, perché il professor Serrano dice che l'ambito delle cure palliative è uno di quelli che più si presta alla valorizzazione della comunicazione di quella non verbale e quindi al perfezionamento di determinati meccanismi. Però io molto concretamente e in maniera anche cruda vi dico che ci sono delle difficoltà a portare avanti il mio lavoro. Delle difficoltà perché comunque, è un dato oggettivo,
c'è scarsa cultura delle cure palliative. Su 10 persone che possiamo fermare per strada, non penso che una percentuale molto alta sappiano dare una definizione di cure palliative e quindi sappiano quello, ad esempio, di cui io mi occupo, e ancor più grave sappiano quali sono le esigenze dei malati terminali. Brutto termine, ma è quello che rende di più l'idea. Quindi la difficoltà sta nella mancanza di cultura di cure palliative e anche nel fatto che la nostra società meridionale ha un concetto della morte che è molto complesso, ma che prevede la morte come qualcosa che non sia fisiologico, per cui il morire è qualcosa per forza di straziante, qualcosa che provoca sofferenza, difficile da affrontare, che lede la dignità della persona molto spesso. In verità così non è. Io che sono un professionista di questo settore, avendo una formazione, so quello che, diciamo, la positività che si può vivere in una fase così delicata dell'esistenza. Però è difficile fare il mio lavoro con dei pazienti che molte volte non hanno consapevolezza della loro malattia. Non hanno consapevolezza della loro malattia o perché il collega che mi ha preceduto non ha avuto la forza, non ha la competenza per trasmettere determinati messaggi, o per un senso di protezione da parte dei familiari che presumono che per il paziente sia meglio ignorare alcune cose. Però Antonio, nel suo discorso, ha detto che il nostro corpo ci parla. Lui ha fatto riferimento ad un concetto che si chiama sensazione d'organo. Noi in questo momento non pensiamo di avere dei denti in bocca, perché comunque stiamo sereni, non ci fanno male. Nel momento in cui il dente inizia a farci male, abbiamo la sensazione d'organo. Se lo stomaco inizia a bruciare, io lo percepisco, altrimenti io non avverto la presenza di questo organo. A maggior ragione in una fase clinica così complessa, così difficile, di un malato in fase particolarmente avanzata, il paziente riceve tanti segnali dal proprio organismo. Però questi segnali che lui riceve si scontrano molto spesso o con quello che sente dire dai medici: no dai, va tutto bene, stai tranquillo, oppure con quello che dicono i familiari. Perché questo rappresenta un problema? Perché i miei maestri hanno detto che la consapevolezza rende più efficace la cura e rende migliore il risultato. Dire rende migliore il risultato significa permette alla persona di vivere con dignità la propria malattia, di affrontare con fierezza la propria malattia, di lasciare la vita terrena con serenità, e soprattutto la consapevolezza permette anche di dedicare il tempo a disposizione per le cose essenziali, di dedicarsi anche ai saluti, noi diciamo a sistemare ogni cosa al proprio posto. Per cui una persona consapevole riesce più facilmente, anche ripetutamente magari, a dire qualcosa di semplice ma importantissimo: ti amo, al proprio coniuge, con cui magari di lì a poco si lascerà. E questa cosa non solo dà serenità
al paziente e lo mette in condizioni di affrontare meglio quello che accadrà, ma a distanza di tempo darà molta forza anche a chi resta. Nelle cure palliative, oltre alle equip rappresentate principalmente da medici, infermieri e psicologi, un ruolo fondamentale è quello del caregiver, cioè del familiare che viene individuato come responsabile delle cure al familiare. Beh, io per esperienza personale vi dico che i caregiver che hanno avuto modo di esercitare questo ruolo in piena libertà, perché liberi da qualsiasi falsità, liberi dalla mancanza della consapevolezza, dopo si sono sentiti orgogliosi e forti per quello che sono riusciti a fare per il proprio caro. E questa è una difficoltà enorme, perché immaginatevi una comunicazione, verbale o non verbale che essa sia, affinché possa dare dei buoni risultati, secondo me non può prescindere dalla lealtà, non può prescindere dalla sincerità. Se c'è una bugia di base, come può essere efficace quella comunicazione e di conseguenza come può avere un buon esito la mia cura? Poi ha fatto l'esempio di Antonio, il ragazzo di 17 anni che soffre purtroppo di depressione, e ha detto un'altra cosa sacrosanta, molto semplice, come il bacio sulla bua del bambino. Antonio cerca lo sguardo della mamma, vuole essere accolto e accudito. Allora, io penso che Antonio non ha motivo di mentire su questo, per cui se veramente cerca lo sguardo della mamma perché gli dà forza, gli dà amore, gli dà calore, gli dà sicurezza, significa che veramente i malati traggono beneficio da tutto questo. Significa veramente che i malati, quando dicono ma da dottor basta che ti vedo e già mi sento meglio, è vero. Quando i miei maestri mi hanno detto Gianluca, quando sei a letto di un paziente toccalo, stringigli la mano, toccagli l'addome se gli fa male, me l'hanno detto perché il contatto veramente è gradito ed è richiesto dal paziente. La cosa che mi rattrista è che questa importanza di una cosa che apparentemente è molto elementare non è colta da tantissimi miei colleghi. Quando io mi trovo a parlare con alcuni miei colleghi che vivono la loro realtà in ambiente ospedaliero e magari mi dilungo a dire guardate che parlare con il paziente, ascoltarlo, non interromperlo, accarezzarlo è qualcosa di veramente potente, loro mi ridono sotto i baffi, perché loro pensano che la potenza sta nella medicina, sta nella chirurgia, che queste sono chiacchiere. Però c'è un punto in cui la medicina, la chirurgia devono arrendersi, perché si arriva ad un punto in cui non ci può essere più la cura della malattia. Bisognerebbe durante tutto il percorso di una malattia prendersi cura della persona, del paziente, come diceva Renata. Ma almeno quando si arriva al punto in cui è evidente che le medicine, che la chirurgia non possono più niente, allora almeno a quel punto concentriamoci sulla cura della persona e quindi prendiamo in considerazione tutti questi aspetti qui. Purtroppo è una pratica poco diffusa fra medici e infatti Antonio ha detto alcune volte mi sento una macchina come tanti miei colleghi. C'è l'impostazione della mentalità aziendalistica, no? In cui bisogna ottimizzare i tempi, in cui bisogna produrre, in cui bisogna fare numero. Ma la bontà della cura di una persona malata sta soprattutto nel tempo passato al suo fianco, nel tempo che gli viene dedicato. E quindi un aspetto fondamentale delle cure palliative è il tempo. Quando qualcuno di noi
palliativisti entra in casa di un malato, l'orologio va via, non viene considerato. Nei corsi di formazione mi è stata fatta notare una cosa, che praticamente se c'è un dialogo fra due persone, dopo che una persona ha parlato per un minuto e mezzo, è quasi automatico che l'altro, l'interlocutore, lo interrompa. Invece quello che viene insegnato a noi è ascoltare i pazienti anche per 10 minuti, per un quarto d'ora, per 20 minuti. Non solo perché così si dà modo loro di spiegare bene che cosa gli fa star male, di spiegare bene il problema che li affligge, ma permette loro anche di alleggerirsi. Perché quando ad esempio qualcuno di noi ha un problema, magari ci sarà la mamma, il papà, il marito, la moglie, il miglior amico, con cui uno sente l'esigenza di confidarsi, di aprirsi, e l'atto del parlare del problema è già l'inizio di un miglioramento. Queste sono tutte cose sacrosante che noi abbiamo la fortuna di sperimentare quotidianamente. Però, tornando al discorso dei familiari che cercano di, tra virgolette, tutelare, proteggere il malato, tenendo nascosta loro la verità, Antonio ci ha raccontato che il papà del ragazzo depresso lo tratta come se fosse un operaio. Gli dice: oh, prendi il martello, fai qua, fai là. Magari il papà lo tratta come fosse un operaio per rispondere alle proprie esigenze, che sono diverse dalle esigenze di Antonio. Molte volte a noi palliativisti capita di ricevere delle richieste che soddisfano i familiari e non il malato. Un malato oncologico in fase avanzata è implicito che sia astenico, che sia cachettico, perdonatemi, però sono termini tecnici ma abbastanza facili da intuire, perché la malattia porta all'inappetenza, porta al dimagrimento. Quando noi abbiamo 40 di febbre, l'ultima cosa che vorremmo è sederci a tavola e mangiare. Eppure la prima cosa che ci viene chiesta è: dottore, mio padre non mangia, dobbiamo fare qualcosa per tirarlo su, dobbiamo attaccargli una sacca nutrizionale, dobbiamo fargli le flebo. In quel momento c'è una forma di egoismo da parte del familiare, che, non essendoci cultura delle cure palliative, non essendoci una piena consapevolezza del problema, non avendo una lealtà di base nel rapporto col malato, fa una richiesta che serve a far stare tranquillo se stesso. E quindi noi dobbiamo scontrarci con questa situazione e dobbiamo molte volte spiegare quello che è meglio per il paziente, perché al centro di tutto c'è innanzitutto il paziente e poi la famiglia. Quindi saper comunicare è fondamentale per un palliativista, e noi veniamo formati attraverso degli insegnamenti che riceviamo dall'esterno, da persone più esperte, da persone competenti, ma è una formazione che procede anche quotidianamente nell'interno della nostra equipe, tant'è vero che ci esercitiamo nella presentazione dei casi clinici, che praticamente mettiamo su delle simulazioni di situazioni che si possono verificare a casa dei nostri pazienti. E magari durante queste simulazioni correggiamo alcuni comportamenti che riguardano l'ambito della comunicazione non verbale. Nell'ambito delle cure palliative abbiamo detto che una cosa molto importante è l'ascolto e il tempo che si dedica al paziente e il tempo che si lascia parlare il paziente. Una persona di mia conoscenza che insomma ha il titolo di medico competente in terapia del
disse: a me bastano 5-6 minuti per capire la natura del dolore e per stabilire la cura. Beh, in effetti, se uno pensa che un malato che ha un sintomo quale il dolore ha bisogno dell'antidolorifico, nella nostra pratica quotidiana quello che è più comune è la morfina, sono gli oppiacei, è normale che bastano 5 minuti per dire: ah sì, tu hai bisogno dell'oppiaceo. Ma seguendo questa logica viene meno tutto quell'aspetto di beneficio del paziente che è generato dalla reazione medico-paziente. Allora, lo dico a chi è mio collega ed è qui presente, ma lo dico a voi tutti: lo sforzo quale deve essere? Quello di ascoltare i bisogni di chi ci sta vicino, ascoltare le sue volontà, ascoltare i suoi disagi, per poter modulare i nostri interventi, il nostro supporto, nella maniera migliore possibile, nella maniera più appropriata. Ora, ogni persona è un caso a sé, voglio dire, il professor Serrano nel suo libro fa un paragone, diciamo, rivolgendosi a medici e infermieri palliativisti, dice: voi siete degli artisti. È una cosa bellissima che mi ha tanto inorgoglito. Perché? Perché in pratica io un po' mi sento artista, mi sento un sarto, io ritaglio la terapia su misura per ogni singolo paziente, perché c'è il paziente in età avanzata, c'è il paziente adulto, c'è il paziente giovane, purtroppo qualche volta ci capita anche di seguire il paziente pediatrico, c'è il paziente che è consapevole e ha accettato la sua malattia, c'è il paziente che invece è in una fase di negazione della sua malattia. Quindi la strategia del mio intervento varia da caso a caso. Però questo significa che ogni volta che noi incrociamo un paziente ci mettiamo in gioco e creiamo quindi una relazione diversa e diamo vita a una comunicazione particolare che si vive per quel paziente in quella casa e che non può essere uguale a quella di una casa magari un po' più povera, un po' più lussuosa. Questo provoca molto stress, quello che viene definito burnout, e quindi c'è bisogno del supporto psicologico non solo verso i pazienti ma anche verso i membri di un'equipe di cure palliative. Perché? Perché facciamo un'attività che genera molto stress implicando queste relazioni interpersonali. È un lavoro molto stressante, ma è un lavoro che veramente mi inorgoglisce, perché inizialmente quando sono arrivato mi sono affacciato al mondo delle cure palliative, pensavo di non essere portato, cioè era una realtà molto diversa da quella che era la storia mia recente di allora. Ero un ragazzo che come tanti il sabato andava a ballare, giocava a calcio, si dedicava alle forme più svariate di divertimento, e prendere contatto magari con la sofferenza e con la morte e averlo quotidianamente mi portava a dire: ma sono portato io per questa cosa? Qualcuno lungimirante mi disse: insisti, credici, perché ci sono delle doti innate, dei talenti per cui una persona può essere portata per una determinata professione, ma quant'anche questi talenti fossero inferiori, comunque sono tante cose sulle quali ci si può esercitare, perché imparare a gestire una comunicazione, imparare il significato dei gesti, imparare il significato dello sguardo, del sorriso, del tatto, è una cosa che si può fare tranquillamente. Tatto e olfatto vengono da lontano.
questi sensi hanno sviluppato una varietà incredibile di manifestazioni alle quali oggi siamo molto sensibili. Quanta fame di tatto esiste nel mondo. E certo, in relazione al tatto, nell'ambito delle cure palliative, dovremmo proporre una regola d'oro. Con il tatto, con il contatto, i nostri antenati mammiferi hanno iniziato a scrivere la storia evolutiva delle emozioni, testo al quale i primati hanno messo musica. Sì, grazie al tatto si produce un'esplosione e il manifestarsi di emozioni che generano vincoli, provoca il lungo e complesso processo di formazione di una comunità. Il tatto ci avvolge e ci riempie e copre tutto il nostro corpo di sensazioni. È la sinfonia del tatto e costituisce un regalo, un autentico regalo. Regaliamocelo di tanto in tanto e recuperiamo la fiducia in noi stessi. Ascoltiamo i corpi degli altri. E questo non solo negli scenari delle cure palliative, la cui importanza è chiara come l'acqua, ma anche in tutti gli ambiti della salute e della vita. Impariamo a colmare di delicatezza le situazioni delicate e restituiamo all'atto dell'assistenza medica il suo carattere primigenio di atto di vita. Per questo bisogna tirare fuori i corpi dall'armadio e rivestirli della loro dignità come generatori di universi di percezioni ed espressioni, come comunicatori che vogliono parlare e ascoltare. Sarà capitato di incrociare nella vostra esperienza dei medici specialisti di qualsiasi branca. Pensiamo all'ortopedia, no? Un menisco da trattare chirurgicamente oppure un legamento. Magari in queste circostanze si interpella un medico, però poi per essere convinti della scelta sul trattamento si cerca anche il parere di un secondo medico. Può capitare spesso che i due medici interpellati dicano delle cose diverse o dicano anche la stessa cosa. Soffermiamoci su i medici che propongono la stessa terapia. Di sicuro un medico sortirà un senso maggiore di fiducia, una soddisfazione nel paziente rispetto all'altro, perché il modo con cui vengono trasmessi determinati messaggi, il modo con cui viene presentato un intervento chirurgico o anche una medicina è fondamentale, può renderla più o meno potente. Nel mio campo, come ho detto prima, i farmaci che noi usiamo più solitamente sono gli antidolorifici. Nell'ambito degli antidolorifici ce ne sono diversi tipi in base alla loro forza e comunque anche che possono essere somministrati in diversi modi. Il modo in cui io presento una medicina, il modo in cui presento quello che sarà l'effetto da attendere, il risultato è fondamentale e spesso è normale che questo poi deriva da una competenza, da una conoscenza di quello che si sta proponendo, ma spessissimo mi capita ad esempio di parlare a dei miei pazienti
di uno spray antidolorifico. E magari il paziente, quando diciamo chiede un farmaco che gli riduca il dolore, si aspetta un farmaco che venga somministrato in dovena, ok? Si aspetta magari un farmaco che venga somministrato per via intramuscolare. Quando sente uno spray, dice, cioè fa la similitudine, dice lo spray per il raffreddore, e quindi c'è un po' di scetticismo. Ma la presentazione, la spiegazione dell'effetto che questo spray genererà, e poi di conseguenza anche il risultato, fanno sì che alla visita successiva il paziente mi dica: è una medicina miracolosa. Quindi, come dice il professor Serrano, la comunicazione è sempre qualcosa che implica due estremi, e soprattutto l'efficacia della comunicazione è determinata dal ricevente, che deve ben intendere il messaggio. Si basa su un contenuto, ma la sua efficacia, la qualità, è determinata anche dal tono della voce, dallo sguardo, dai gesti, dal sorriso. Ora, spesso mi capita anche di sentire dei pazienti che mi raccontano le loro esperienze nelle corsie di ospedale, di pazienti che mi raccontano: ma no, dottore, il vostro collega neanche mi ha guardato. Se vi è mai capitato di avere un parente oppure un amico che ha dovuto fare determinate visite abbastanza complesse, ha avuto problemi di natura oncologica? Beh, io ho una sorella che è oncologa, per cui diciamo dovrei parlarne bene, però i miei colleghi oncologi devono fare un tot di visite, si basano molto sui protocolli, valutano molto gli esami clinici, purtroppo spesso non guardano neanche in faccia il paziente, altrimenti non ci sarebbe motivo a che qualcuno mi racconti: il dottore non mi ha mai neanche guardato, oppure mentre facevamo la visita era impegnato a scrivere un messaggio, o c'era il telefono che squillava. Il tempo che dedichiamo al paziente deve essere dedicato esclusivamente al paziente, non ci possono essere motivi di distrazione, e quando questo avviene i risultati sono evidenti e il beneficio dei pazienti è notevole. Ma per farvi riflettere sull'importanza di questi aspetti della comunicazione, mi viene da farvi considerare un'espressione tipo: fra due amici ci siamo capiti con lo sguardo, c'è stato uno sguardo di intesa fra marito e moglie. Molte volte quindi, per capirsi, per lanciarsi un segnale, basta anche lo sguardo. Queste cose sono sacrosante, anche se qualcuno pensa che hanno poca importanza, che non sono da considerare. Oppure pensate quando c'è un accordo fra due persone, e l'espressione che spesso viene usata: c'è stata una stretta di mano. La stretta di mano, la forza che noi imprimiamo, è fondamentale per lanciare un messaggio, per farci capire e per far sì che l'altro ci conosca, crei un rapporto di fiducia con noi. Per cui, se la stretta di mano ha un significato, allora dobbiamo riconoscere l'importanza di tutti questi aspetti della comunicazione che vengono presentati dal professor Serrano. Ora, spesso mi capita di dare delle raccomandazioni a casa dei miei pazienti quando magari la situazione è particolarmente critica e quando si è prossimi al decesso. Io raccomando di avere delle luci soffuse, di evitare di parlare alla persona morente,
ma di tenergli la mano, perché per il malato è importante la presenza al suo fianco di qualcuno. Qualsiasi lotta, qualsiasi guerra che si porta avanti, se la si conduce da soli, rischia di fallire. Se si è in tanti, può avere un buon esito. Per cui una persona che magari è sfinita dalla malattia, una persona che fa fatica a tenere gli occhi aperti o a parlare, con la semplice stretta di mano riceve conforto, riceve sicurezza, riceve serenità e va via, quindi, nella migliore maniera possibile. È certo che alla fine, quindi, mi capita di dare delle raccomandazioni che sono tutt'altro che medicine, eppure sono pure palliative. E io credo molto in questo, e soprattutto credo anche nel fatto che c'è bisogno non solo di formarsi sui meccanismi della comunicazione, di conoscere e apprendere tutti i vari aspetti della comunicazione, ma anche di coltivare la nostra sensibilità, perché molte volte siamo egoisti. Invece, per essere vicino al malato, per essere vicino al bisognoso, per essere vicino all'amico o al proprio caro, c'è bisogno comunque di spogliarsi dall'egoismo e di coltivare sensibilità. Non riesco a trovare un'altra parola che renda bene l'idea. Per fare un esame anche di routine viene sempre considerato un numero, ma nessuno ci guarda negli occhi. Noi qui siamo quasi tutte donne, chiedo scusa se lo dico, quindi abbiamo degli esami che siamo costretti a fare per prevenzione. Eppure ogni volta che io in primis mi reco a fare questi esami, trovo dei medici sicuramente competenti a livello tecnico, ma a livello comunicativo davvero carenti. Non ci guarda nessuno negli occhi, ci vive proprio un senso di umiliazione. Io lo dico con grande nota polemica, con grande verbo polemica. Addirittura una volta mi è stato detto: signora, un profumo che mi dà fastidio, ed era una donna. Quanta strada deve fare la medicina ospedaliera per arrivare a far sì che noi veniamo ascoltati come pazienti? Allora, considerate che le cure palliative al momento sono una disciplina clinica, ma non sono una specializzazione, manca la scuola di specializzazione in cure palliative, per cui si arriva ad essere palliativisti attraverso l'esperienza, attraverso la frequentazione di master o attraverso lo studio di discipline equipollenti. Però è normale, bisognerebbe istituire questo insegnamento, come bisognerebbe introdurre, ma non solo nel corso di studi della medicina, ma anche nelle scuole, questa materia di insegnamento. Perché se è vero che la comunicazione può essere così potente, se è vero tutto quello che è stato detto finora, allora è anche vero che è indispensabile l'insegnamento di queste nozioni. Perché una persona, qualsiasi sia il suo ruolo, può essere un manager, può essere un operaio, può essere un politico, può essere un medico, comunque deve conoscere questi argomenti. Per cui, diciamo, fin quando non verranno introdotti queste materie di studio, allora è normale che ci saranno delle difficoltà, e quindi sarà tutto diciamo demandato all'indole del singolo e alla propria predisposizione. In un'equipe di cure palliative è normale che invece
essendo argomenti fondamentali, vengono trattati, vengono insegnati, e allora a quel punto di sicuro per i pazienti meritevoli di cure palliative c'è bisogno di una integrazione fra mondo che si occupa di cure palliative e mondo che si occupa di cure in ambito ospedaliero. Per chiudere il mio intervento, scusatemi se sono stato lungo, però avevo due possibilità, e siccome mi piacevano tutte e due, una aveva la prospettiva del paziente e una invece la prospettiva del medico, non sapendo che scegliere, lascio scegliere a Renata, destra o sinistra? Sinistra. Ha scelto la prospettiva del paziente e del familiare del paziente. Allora, è difficile mettere su carta emozioni, come è difficile cercare di spiegare, esprimere, manifestare ciò che mia madre vorrebbe ma non può dire. Una donna, mia madre, che durante questo percorso ha avuto la fortuna di incontrare medici che si sono presi cura di lei, una cura attenta, delicata, empatica, talmente empatica da rendere meno doloroso il disagio della quotidianità, una quotidianità contrassegnata dalla presenza di limiti, limiti che un presente, non che un paziente non sempre è disposto ad accettare. Ma un bravo medico riesce a rendere più semplice ciò che è difficile. Non posso perciò ringraziare quei medici che rappresentano il perfetto connubio tra professionalità e umanità, carica di energia positiva, l'energia di chi ama il proprio lavoro e lotta e lo fa con sguardo attento verso l'altro, quell'altro che non è un semplice paziente, ma una persona fatta di carne, di ossa, di cuore, un cuore attento alle sfumature di chi per lavoro e per predisposizione interiore si prende cura di lei. Con queste poche righe voglio esprimere la mia gratitudine per chi ha contribuito a rendere il nostro fardello meno pesante, chi è riuscito a far sorridere mia madre anche nei momenti più difficili. Una parola, un sorriso, uno sguardo, piccoli ma grandi gesti di un lavoro che in realtà è una missione, un'impresa, il miracolo di rendere meno amaro l'avvicinarsi di un immenso dolore. Vi sarò riconoscente per la vita. Bellissima questa lettera. Adesso passiamo la parola alla professoressa Marella. Grazie. È stato interessantissimo ascoltarmi sia Antonio, dottor Petrone che Gianluca. Solo sappiamo che l'attenzione dura poco, che voi siete già stati. E abbiamo parlato di cose molto interessanti. Io avevo pure io una scaletta e come al solito stravolgo. Mentre parlavano gli altri mi dicevo, ha ragione mio figlio quando mi dice ogni tanto, ma sei proprio una professoressa, perché ero partita dall'idea di darvi delle coordinate teoriche su cui poggiare magari un'esperienza pratica. Che ne pensate? Siete disponibili? E già che tutte le cose che abbiamo detto sono state già abbastanza significative, io avevo questo sospetto, ve l'avevo detto, tipo dopo un medico, dopo uno psicoterapeuta, che cosa mi resterà da dire? Tanto in verità, però siete già stanchi e quindi magari è il caso di fare un'esperienza. Sì, perché se abbiamo parlato di ascolto, io condivido appieno la posizione del professor Serrano e dei relatori che mi hanno preceduto, però se dobbiamo imparare ad ascoltare, io per prima devo ascoltarvi, altrimenti come si fa? E un'altra cosa non abbiamo detto è che uscire dall'egoismo, essere
altruisti, essere empatici, essere in contatto con il corpo, fare carezze, dare abbracci, sì, ma come si fa? Se non lo facciamo, mica perché qualcuno ce lo impedisce, è difficile, è sicuramente difficile. Abbiamo dei pregiudizi, abbiamo delle resistenze e quindi è vero che stiamo indicando questa strada alternativa, come mi diceva il professor Ronca, che è quello di lasciare che il tempo scorra, essere in sintonia con il paziente, eccetera. Però ha anche detto lui che poi ha bisogno di sostegno lui. E io che non opero in un ambito medico, ma che in qualche modo comunque anche io mi occupo di una relazione di aiuto, sia rispetto agli studenti del liceo, sia rispetto agli studenti di meditazione che sono degli adulti, comunque mi occupo di una relazione di aiuto. E non è detto che in famiglia non ci sia bisogno di aiuto. E dobbiamo sempre arrivare al cancro e alla morte prima di decidere che cosa fare. Allora, sicuramente voi siete già convinti, non vi voglio dire altro di quello che è scritto nel libro, se no non ve lo comprate, perché siamo qui anche per proporlo, no? Come lettura. Ma vi voglio dare qualche suggerimento a partire dalla mia esperienza, solo dopo che voi abbiate fatto un minimo di pratica, se siete d'accordo. Allora, la pratica che vi propongo è una pratica di relazione, per cui dovete trovarvi un partner, così come siete, decidete solo chi è il vostro partner. Ce l'avete tutti un partner? Lei ha subito scelto, lei ha subito scelto la sua amicizia. Io che sono in quel momento. Allora, senza fare confusione, anche la risata serve a liberare un po' di energia, a muovere qualcosa nel corpo, perché è vero che ci sono le emozioni, è vero che bisogna ascoltarle, ma bisogna anche canalizzarle, dirigerle lì dove vogliamo affinché stiamo bene. Ce l'avete tutti un partner? Perfetto. No, no, la signora con la signora se vuole. Dopo, va bene, dopo, vi dico. L'importante è che abbiate qualcuno di riferimento. Le persone che stanno in piedi, se riescono a sedersi, possono prendere la mia sedia magari. Chi ha bisogno di sedersi oppure su questo puff? Un esempio pratico, un consiglio pratico per fare tutte le cose che vi dicevano i dottori alle mie spalle e la dottoressa Renata del cognome Carione, è stare comodi. Come facciamo a far star comodi gli altri in una relazione d'aiuto se non stiamo comodi noi? Siete comodi? Però per stare meglio bisogna sedersi senza accavallare le gambe. Nella primissima parte facciamo solo qualche esercizio che ci mette nelle condizioni di poter poi fare l'esperienza di relazione. Ci sono pure delle regole, non ti parla assolutamente. Le gambe devono stare con i piedi poggiati a terra a piene piante, in modo da avere contatto con la terra. Le mani sulle cosce. Un'altra cosa che facciamo, senza parlare per favore. Avete scelto di fare un'esperienza, se no non riusciamo. Senza parlare, la schiena deve essere dritta, non rigida, ma eretta, affinché si abbia spazio per respirare nella cassa toracica. Se stiamo storti, comprimiamo. Un'altra cosa vi chiedo, ed è quello di chiudere gli occhi. Se proprio avete difficoltà, lasciateli aperti, ma io vi consiglio di chiuderli. Non ci sono cose strane o segrete, non facciamo nessuna esperienza trascendente, anzi molto concreta, molto corporea. Se chiudiamo gli occhi, siamo più in contatto con il corpo. Vi chiederò di inspirare
e voi farete entrare l'aria attraverso le narici. Vi chiederò di espirare e la fate uscire attraverso le narici. Perfetto, siete già bravi. Quello che vi serve che facciate è che vi mettiate comodi nel vostro corpo. Non c'è bisogno che vi guardate, non sono un esempio in questo momento. Mi sto muovendo, invece voi dovete mantenere un assetto. E poco alla volta, gradatamente, entrare sempre più in contatto con il vostro respiro. Questo è il primo segreto per mettersi comodi e in contatto con ciò che sentiamo. Non possiamo sentire l'altro se non sentiamo prima di tutto noi stessi. Il respiro è tranquillo. Accorgetevi, ciascuno per proprio conto, senza che me lo diciate, se state eseguendo un respiro toracico o addominale, se state eseguendo un respiro profondo o superficiale. E qualunque sia il vostro respiro, non preoccupatevi, andrà meglio la prossima volta. Per ora siete in questo posto, seduti a questa sedia, all'interno di un gruppo di persone, ma in contatto profondo con voi stessi, come? Attraverso il respiro. Potreste, con il minimo degli spostamenti, mettere le mani a destra e a sinistra dell'addome, tra pancia e stomaco, senza accavallare le mani, tutte e due, in modo che i medi, le dita medie, che stanno al centro, si sfiorino appena nelle punte. Vi accorgerete, per chi sta facendo un respiro addominale, che quando l'aria entra attraverso le narici, l'addome si gonfia, non il petto, l'addome. Dovete spingere verso il basso. E quando l'aria esce, l'addome si contrae leggermente. Per cui, se il respiro che fate addominale, si dovrebbero i medi sfiorare e allontanare di mezzo millimetro tra di loro. E questo vi mette in contatto anche con il vostro corpo, con le vostre viscere. Vi state toccando e state sentendo con il senso sentito, cioè vi state accorgendo di sentire. Fate il minimo dei movimenti, la testa è eretta. Se aveste gli occhi aperti, guardereste l'orizzonte. Non vi distraete per le poche persone che hanno gli occhi aperti. Continuate il vostro respiro senza forzarlo, così come vi viene. È il vostro, nient'altro. Ok, siete perfetti. Adesso riportate le mani sulle ginocchia e fate qualche rotazione, non uscite dall'attenzione, delle spalle, morbidamente. Solo le spalle, le mani sono ferme in un punto delle cosce e le spalle ruotano in una direzione. Lentamente, se riuscite, insieme al respiro, mettetevi comodi. Quello che fate va bene, anche se il movimento non è amplissimo. Invertite il senso di rotazione nell'altra direzione, è un po' più antipatico, ma ogni movimento va fatto in ogni direzione. Perfetto. Ok, inspirate ed espirate. Benissimo. E stop con le spalle. Adesso vi chiedo una cosa più delicata, di ruotare il capo intorno al collo, lentamente, senza fretta, non dovete spingere. Usate il peso del capo. Non si tratta di girare la testa a destra e a sinistra, ma di inclinarla come se l'orecchio volesse raggiungere la spalla rispettiva, poi indietro, poi l'altra spalla e poi il mento va a prendere un pochino la fossetta della gola. Benissimo. Non vi preoccupate, non vi gira la testa. Se avete dolore, vi fermate, inspirate ed espirando ruotate lentamente.
rilassate le spalle mentre nuotate, rilassate le braccia, rilassate tutto il corpo. Senza il rilassamento del corpo non potete sentire. Perfetto, va benissimo. Fate altri 4-5 movimenti nell'altra direzione. Sempre lentamente. Abbiamo detto che siamo contrari a più in alto, più veloce, più forte, e siamo invece più lenti, più profondi, più dolci, più dolcemente. Bene, sentite, poco alla volta, anche all'interno di voi si sta originando un silenzio molto eloquente, un silenzio che comunica qualcosa e vi permette di ascoltarvi. Anche se viene da sbadigliare, sbadigliate pure liberamente, vuol dire che state ossigenando di più il vostro cervello. Bene, fermate la testa al centro, restate con gli occhi chiusi. Adesso massaggiatevi le mani come quando vi lavate. Immaginate che ci sia il sapone, bene, nell'una e nell'altra direzione. Se avete gli occhiali, toglieteli e poggiateli un attimo in grembo, perché strofineremo le palme delle mani fortemente tra di loro a produrre calore. Strofinate, strofinate, strofinate di più, strofinate i palmi. Ancora, si deve sentire calore, e poi portate le mani come a una piccola coppa, incrociando le dita sopra gli occhi, e fate buio agli occhi completamente, a coppa. Le dita sopra si incrociano, si accavallano, poggiate le mani sul viso, poggiate, sì. E aprite un attimo gli occhi e vedete, c'è qualche fessura di luce? Se c'è, chiudete bene le dita e chiudete gli occhi. Si chiama palming, serve anche dal punto di vista medico per riposare la vista. A volte non ci accorgiamo, anche quando dormiamo non riposiamo gli occhi. Provate a fare buio totale, fermi in quel punto. Perfetto. Buio totale. Sì. È molto riposante. Inspirate ancora. Ed espirate. Adesso, pian piano, staccate le mani dagli occhi e cominciate a tamburellare con le dita, delicatamente, la fronte, le gote, con tutte e due le mani, tamburellate, in modo da come svegliare il volto. Solitamente indossiamo una maschera, a seconda delle circostanze e delle occasioni. Sciogliete quella maschera, andate a trovare l'essenza. Forza, naso. Tutto, tamburellate, perfetto, bravissimo. E man mano scenderete sulla gola, naturalmente più delicatamente sulla gola, più sensibile sulla gola, e restate sempre con la schiena eretta ma non rigida e il respiro fluente. Bene, se esce qualche respiro un po' più rumoroso, lasciatelo uscire. Benissimo. E adesso seguite, come se aveste tante collane, il tamburellamento, lo fate su tutto il petto, seguendo come una collana, inspirando ed espirando, tamburellare, inspirando ed espirando. Dovete essere delicati, ma si devono sentire però i polpastrelli. Si devono sentire lungo tutto lo spazio, nella parte alta del torace, sopra le tette per le donne, sotto le clavicole. Bene, adesso con tutte e due le mani massaggiate il centro del petto, la zona del cuore si dice. Una sull'altra, la sinistra sotto, la destra sopra. Massaggiate con tutte e due le mani il centro del petto. Ricordate che anche se gli occhi sono chiusi, lo sguardo è all'orizzonte, non rovesciate la testa indietro, non reclinatela in avanti.
Ok, stop con la mano sinistra sul cuore, fermi, inspirate, espirate, portate la mano destra verso il volto e con il dito medio andate a appoggiare il dito medio col pastrello, la mano sinistra è ferma sul petto, la destra va verso il viso e il dito di mezzo si poggia nel punto di mezzo tra le sopracciglia, un po' più su dell'origine del naso, immaginate un centimetro e mezzo verso l'interno del cranio. Inspirando lasciate questo contatto molto leggero, espirando premete dolcemente quel punto. Serrano si chiama il punto di preoccupazione all'interno del libro, dove si fanno le rughe longitudinali. Quando accigliamo perché non capiamo qualcosa o siamo preoccupati. Inspirate e alleggerite la tensione. Espirate e premete in quella zona. Insieme al vostro di respiro, non c'è un unico modo. La testa è ferma e il dito. Fate un respiro tranquillo, non dovete forzare. Benissimo. Ok, adesso pian piano, senza usare modo brusco, allontanate la mano sinistra dal petto, pian piano, ma pian piano, senza scivolarla, la dovete allontanare spostandola in avanti, in modo che anche quando avete lasciato il petto, sentiate ancora il calore della vostra mano. Benissimo. E solo dopo che la mano sinistra è andata sulla coscia, piano piano, spostate anche il dito medio dal centro della fronte. Inspirate ed espirate. Bene, adesso giratevi verso il vostro partner, adesso chiedete, senza parlare, senza accordarvi, giratevi nella direzione del partner con la vostra sedia. Non parlate, se no buttiamo all'aria quello che abbiamo fatto. Perfetto, bravo. L'altro con gli occhi chiusi, ognuno per proprio conto, che voi consideriate questo esercizio un gioco, fate pure, ma è un gioco serio comunque, anche quando si gioca c'è serietà. State dritti con la schiena, con gli occhi chiusi, senza partner. C'è qui il signore sulla panchetta. C'è qui il signore sulla panchetta. Ognuno sta con se stesso e si mette comodo. È una forma di meditazione, quindi non dovete fare assolutamente nulla. Restate lì con voi stessi e null'altro. Non dovete stare rigidi. Lasciate semplicemente andare al respiro. Mentre inspiro mi accorgo che sto inspirando, mentre espiro mi accorgo che sto espirando. Tutto qua. Perfetto. Restate con gli occhi chiusi, ognuno per proprio conto. Non c'è niente di magico. Cercate rifugio dentro voi stessi, dentro il vostro respiro. Siate fermi,
quando sentirete un tocco di campana, voi inspirate, espirate, aprite gli occhi e lasciate che lo sguardo cada lì dove è capitato, verso il basso, in un punto. Verso il basso, aprite gli occhi e guardate in basso, non vagate con lo sguardo. Continuate a stare in contatto con il vostro respiro. Tranquilli. Al prossimo tocco di campana, cominciate a guardare la persona che avete di fronte all'altezza della cintura. Non vagate con lo sguardo, dovete guardare chi sta di fronte a voi in basso, all'altezza della cintura, poco alla volta, pian piano. Il vostro respiro è tranquillo, non c'è preoccupazione, c'è che siete comodi nel vostro corpo, di fronte all'alterità. L'altro è simile a me nell'alterità. Al prossimo tocco di campana sollevate lo sguardo verso il petto di chi vi sta di fronte. Tranquilli. In contatto con il respiro, silenzio, al prossimo tocco di campana alzerete lo sguardo fino alla gola. E l'ultimo step sarà il nostro obiettivo, il contatto visivo. Mantenete il contatto visivo senza vagare. Restate immobili, ognuno sguardo nello sguardo, ciascuno guarda gli occhi di chi ha di fronte. Senza fare nulla, se sale il riso, ridete il minimo possibile, se sale smorfia. Andremo a visitare diversi strati. Quelli più superficiali sono il riso, la smorfia, l'accordo, l'inciuccio. Andiamo oltre. Fissate lo sguardo di chi è di fronte e non il viso, lo sguardo. E restate in silenzio, in contatto con il respiro. Immobili. Non vagate, perdete delle opportunità, fate un'esperienza seriamente, non dovete guardare né me né fuori né vagare, solo gli occhi di chi vi sta di fronte, scoprirete un sacco di cose, forse, fermi, senza parlare, non muovetevi,
respiro e contatto visivo. Il cervello frulla chi è questo, che cosa vuole, dopo c'ho da fare, e c'è da rompere scatole, ma di oltre c'è dell'altro. Avete di fronte un altro essere. Provate a contattare con il nucleo del vostro essere, il nucleo dell'essere dell'altro. Non è difficile attraverso lo sguardo. Fermi. Che voi mettiate a fuoco bene l'immagine o no, non è importante. Un'altra cosa importante nel contatto è il feedback di ritorno. Sto contattando l'altro, che effetto mi fa? E siccome ho un effetto, come reagisco a quell'effetto? Ascoltate e mettetevi comodi. Non dimenticate il respiro profondo. Fermi, fermi. Anche se siete a disagio. Il disagio fa parte di questa esperienza, quindi non siete originali. Tutti provano disagio. Andate oltre. Come? Lasciandovi rimanere, restando, punto, mantenendo il contatto e continuando a respirare. Non fate altri movimenti, tutti i movimenti che fate sono delle fughe dal contatto. Soffrite con piacere, per chi ha dolore, per chi ha fastidio. Perfetto, continuate così, adesso state cominciando ad entrare. E siccome state andando avanti molto bene, vi lascio qualche minuto in silenzio da soli, in compagnia di un brano musicale che a me piace moltissimo. Fermi, fermi. Non sbattete neanche le palpebre, fino a dove ci riuscite. Fermi. Shh. Silenzio. Silenzio. Immobili.
Inspirate. Espirate, chiudete gli occhi, restate lì. Chiudete tutti gli occhi. Portate dentro quello che è emerso. Per un attimo, anche chi la tenga bene, chiude gli occhi. Non succede niente. Un attimo. Chiudete gli occhi. State in contatto con ciò che avete sentito, dell'altro e di voi stessi. Inspirate ed espirate. Aprite gli occhi, avete un minuto, un minuto per scambiarvi verbalmente quello che avete vissuto tra di voi. Qualsiasi cosa, prima parla uno e l'altro ascolta. E voi avete comunicato alla grande, in silenzio, senza parlare, solo attraverso il contatto visivo. Sì o no? Sì. Il secondo dice che la comunicazione ha sempre un piano di contenuto e un piano di relazione. E tra di voi si vedeva anche che a volte qualcuno voleva guidare l'altro e viceversa, ma è sempre così nella relazione, nella contatto, nel comportamento comunicativo. Si capisce se c'è una relazione, se incontrate il vostro partner o la vostra partner per caso al bar con un collega troppo vicino, c'è sicuramente qualcosa che sta nascendo. Ok? Quindi nella comunicazione, la vicinanza del corpo, il modo in cui si usa lo sguardo, la dice lunga sulla relazione che si è stabilita. Il terzo, lo saltiamo, non è molto importante in questo momento. Poi c'è una comunicazione numerica, simbolica, e una comunicazione invece analogica, quello che stiamo dicendo. L'ultimo, che si possono stabilire
dei poteri, no? Dei rapporti di potere, e questo è caratterizzato anche dal ritmo. Tutti avranno un'esperienza di litigio di coppia e sanno perfettamente che le cose che si dicono non hanno molto valore. Ha valore il beccare l'altro, no? E tenere un ritmo, tenere di testa, che come diceva prima il dottor Petrone, è quello che fanno i politici. Non ascoltano, pensano che cosa devono dire per aggredire. Il secondo riferimento teorico a cui io sono molto legata è la visione olistica. Prima loro dicevano, e anche Renata ha citato, no? Come il corpo influisce sulla mente, la mente sul corpo, per chi crede che mente e corpo siano separati, come hanno creduto tutta la storia del pensiero occidentale, non da Platone, da prima, secondo me dall'inizio del patriarcato. Platone come teorico. E ancora abbiamo questa idea, ancora diciamo questa è l'idea che va per la maggiore. Invece non c'è più né come discorso scientifico né come discorso relazionale, c'è una visione olistica, ne avete sentito parlare, ma i riferimenti scientifici sono Bateson, la visione sistemica. Sistemica significa che ci sono diversi sistemi che sono totalità e che entrano in relazione tra di loro attraverso la comunicazione. Ogni sistema ha un centro e una periferia. E quello che emerge come proprietà emergente in ogni sistema può essere determinato da enti intrinseci al sistema stesso o al rapporto tra le parti. Quindi, lo dicono anche gli scienziati, il principio di determinazione di Heisenberg dice questo, che a livello submicroscopico, se io voglio misurare la quantità delle particelle, la quantità, la posizione, la quantità di moto, l'osservatore deve intervenire. E non è più possibile una misurazione oggettiva, perché io faccio parte, in quanto osservatore, di ciò che osservo, dell'osservazione e dell'osservato. Trasferisco questo concetto sul piano educativo, siccome appunto non c'è né in natura né tra gli uomini un discorso lineare, per cui va bene il modello epistemologico antico che è causa-effetto, stimolo, risposta, non ci va più bene, perché abbiamo capito che tutto è circolare, quindi non è soltanto lineare. È modificabile, non solo, ma non sappiamo neanche da dove parte la modifica. Questo ancora ci mette più in crisi. E come se nel rapporto insegnante-studente, faccio in onore alla preside, non si desse abbastanza importanza al processo di reservata la sedia. No, questi sparano qua, che non va bene. Del feedback che può avere sull'insegnante la risposta allo stimolo. Se io ho uno studente che è demotivato al mio stimolo, c'è la risposta demotivante dell'insegnante, quindi è un processo che va avanti, giusto per avere qualche riferimento. Ma l'altra cosa che mi sembrava importante, che dicevo forse non è stata detta, era che non è qualunque relazione così facilmente instaurabile. E qui faccio riferimento ai filosofi dialoghisti ebraici dell'età contemporanea, Buber, Levinas, non so, sbaglio gli accenti io. In particolare una cosa, e poi vi lascio, cioè due o tre cose proprio. Poi se volete mi dite voi che esperienza avete fatto. Se non volete non fa niente, ve ne andate tranquilli. Buber utilizza due paroline per far vedere la differenza di relazione che ci può essere tra un io esso e un io tu. Quando si parlava della medicina e delle persone o di come si chiama il tuo paziente? Antonio, che diceva che voleva essere visto, no? Nella relazione io esso, dice Buber, io non tengo conto dell'altro, o meglio, tengo conto dell'altro come funzione di me, ascolto l'altro, come dire,
in relazione a ciò che io mi aspetto da lui, che sia paziente, che sia studente, che sia no? Qualsiasi altro da me. Invece quando appunto diceva anche Gianluca, diceva bisogna essere altruisti, e non lo so se siamo disponibili ad essere altruisti, noi dobbiamo stare bene prima noi per poter far star bene gli altri, se no è falso. Allora sicuramente in una relazione d'aiuto dobbiamo fare delle cose, ma come vi dicevo, per poterle fare dobbiamo ascoltare noi. Il punto è che noi non ci ascoltiamo, come facciamo ad ascoltare l'altro? Chiunque esso sia. Quindi l'ascolto dell'altro, questi erano i pochi consigli che vi volevo dare. Qui torna il valore del corpo, al di là della comunicazione, perché se no diventa che noi stiamo attenti ai segni, come sta scritto sul rotocalchi, se si fa così vuol dire, se si sta così vuol dire, e stiamo sempre ai significati.